Sibilla delle Erbe, così ti chiamano. Sibille E chi sono le Sibille? delle Erbe, sì. Ma è carino dire come nasce Sì. questo nome, perché io mi occupo di erbe da tantissimi anni, da quando ero una giovane sposa. Allora ci si sposava a 20-22 anni e ho cominciato con la mia suocera in una via dove io l'accompagnavo che si chiama Via del Tesoro, e mai avrei pensato che sarebbe diventato il mio lavoro. Quando è stato scritto il libro della storia della mia vita, naturalmente non l'ho scritto io perché dedico totalmente la mia esistenza alla ricerca dell'uso antico, è tutta una storia che arriva a fare un ponte fino all'uso attuale fitoterapico. E quindi qualcuno ha chiesto di scrivere la storia e il titolo è nato mentre andavamo a trovare la Sibilla a Cuma. In Italia ce ne sono tre. E un'altra è a Tivoli, una è a Cuma, è quella più conosciuta vicino a Napoli, famoso antro Della Sibilla, ho trapezoidale. visto E da bambina. quando è accaduto il sisma, io abitavo a Jesi, la città di Federico II, e ho deciso proprio di andare ad abitare sui Sibillini e la mia casa sta vicinissima alla Sibilla. E nasce proprio così, mentre eravamo in viaggio a fare un percorso di riconoscimento di erbe alla Sibilla di Cuma. Hai avuto come un'illuminazione, che questa era la tua vita. Ne stavo parlando con la persona che stava scrivendo il libro e insieme è accaduto il titolo, sì. E chi erano le Sibille? Le Sibille erano delle profetesse, medichesse, sacerdotesse, delle donne che si occupavano di approfondire tutto quello che era lo studio degli elementi, ma per loro non era uno studio, era una modalità di vita. Si andava dalla Sibilla per avere sì la risposta ad un oracolo, L'oracolo, certo. ma anche per conoscere tutti gli approfondimenti di quello che sono i venti, la rugiada, tutti gli elementi dell'acqua, della terra, tutto lo scandire, quello che noi chiamiamo il monitoraggio di una piantina, loro lo facevano e conoscevano la pianta in tutte le fasi, dal germoglio fino alla pianta secca quando riproduce il seme. E è per questo che Hildegarda è stata chiamata la Sibilla del Reno, perché anche lei, monaca, madre abatessa, dottore della Erborista, Chiesa, sì. Che si occupava di questo. poi dottora della Quindi, Chiesa da dottore poco. della Chiesa, da quando Papa Ratzinger l'ha nominata dottore della Chiesa di recente, sì, e da allora tutti i libri, tutti i testi di Hildegarda sono emersi e l'approfondimento su questa figura, partendo proprio da lei, partendo proprio dalla Sibilla del Reno. Quindi è da un discorso attuale che siamo andati a fare delle ricerche più profonde in quelle che erano le sibille che contemplavano i nostri antenati, ma non stiamo parlando di tantissimo tempo indietro, perché il rivestimento, per esempio, della Basilica di Loreto, questa è la Basilica di Loreto, io sono testi che porto sempre con me perché sto approfondendo questa ricerca di come sia stato scelto il soggetto di rivestimento marmoreo della casina dove la Madonnina di Loreto ha ricevuto l'annunciazione del bambino Gesù. Ecco, questa è lei La Madonna dentro Nera, sì. la Madonna Nera, dentro la casa. E il rivestimento marmoreo, il soggetto che è stato scelto, sono proprio delle donne, delle sibille, ne sono 10, 3 da una parte, 3 dall'altra, poi 2 e 2. E il profeta sotto e la sibilla sopra. Quindi simbolicamente è un posto di elevazione.
simbolicamente è un posto di grande elevazione, anche perché questa stessa modalità l'ho ritrovata proprio approfondendo innumerevoli visite anche nelle diverse stagioni, quando andiamo a vedere appunto le erbe in questo santuario. La figura del profeta è sotto l'arcata dei dipinti, ma anche del re Davide e del re Salomone, in particolare del re Davide, che è proprio quello che sarà testimone al momento dell'Apocalisse. Nel Dies Irae viene recitato: Dies illa, Dies illa, teste Davide cum sibilla. Quindi saranno loro i testimoni al momento del cambiamento Così, epocale. così è previsto. Quindi loro erano legate all'oracolo, alla divinazione e anche alla conoscenza delle erbe. La conoscenza in generale, donne di sapere. Io direi più che delle erbe, non vorrei proprio dare una simbologia restrittiva come quella delle erbe, uno dei campi, direi proprio delle forze della natura, dei Sì. quattro elementi. Penso proprio a Hildegarda, che oltre alla conoscenza delle erbe, ma come cibo di guarigione, partendo dal fatto che noi siamo fatti della stessa sostanza delle erbe spontanee. E quindi tutte le parti del corpo, ma anche tutti gli umori, ma anche i venti, cioè questo umore era dato anche da che tipo di vento era presente in quel momento, quindi proprio tutti gli elementi, le pietre, i cristalli. Lei curava con i cristalli come nascono, in che momento del Hildegarda giorno, usava il mondo minerale anche. sì, il mondo minerale. E le sue raffigurazioni, le sue miniature contemplano tutti i quattro elementi, è questo che facevano anche anticamente, ma con Hildegarda abbiamo tanti, tanti, tanti e tanti testi, e quindi portando alla conoscenza questa che viene chiamata la Sibilla del Reno, si riesce anche a vedere come si entrava nel personaggio anticamente, non era solo l'oracolo. Tu Hildegarda l'hai conosciuta molto profondamente. Vuoi raccontare la tua esperienza nel convento, ad esempio? Sono tanti anni che la studio, tantissimi anni, ma un approfondimento proprio assolutamente di contatto è iniziato quando, poco dopo che Hildegarda è stata eletta dottore della Chiesa, quindi dal 2013, no, ho cominciato ad andare ogni anno, anche in diverse stagioni, a Rudisheim, proprio dove sono Due le spoglie. reliquie. Le reliquie di Hildegarda, e facendo, diciamo, partecipando alle celebrazioni, ma anche in prima persona andando a riconoscere le erbe all'interno del convento, e con la persona che ha proposto questa conoscenza del cibo di guarigione, si occupa di cucina, Gilbert Caseburi. Fa proprio la formazione per la cucina di guarigione, e durante le date che commemorano Hildegarda lo fa all'interno del convento in Germania. Bellissimo. Ci vuoi raccontare un cibo di guarigione? Ad esempio con le piante che abbiamo trovato nel mio giardino? Sì, allora, intanto rosmarino, rosmarino che qua è veramente, Viaggia veramente una sacro. pianta, camminando tutti i chilometri, vedendo tutti questi chilometri di rosmarino, quando si vedono così copiose le piante, si sembra proprio, arriva al cuore già vedere davanti la trasformazione in olio essenziale, in idrolato. Anche perché il rosmarino veniva contemplato da tutti i popoli che ci hanno preceduto per la memoria. Addirittura nell'antica Roma usavano il rosmarino per fare i petti, cioè anche negli oggetti proprio quotidiani. Noi lo conosciamo soltanto come aromatizzante dei cibi, ma è proprio una vera guarigione quando noi facciamo assumere al corpo lo stesso elemento, mettendo magari un rametto così nella brocca dell'acqua, semplicemente nella brocca dell'acqua. Ecco, un rametto così per una brocca di questa portata, stessa quantità per la tisana. E quindi io prendo, assumo nel bicchiere dell'acqua che bevo un elemento direttamente dentro
la bottiglia, ma anche lo posso far bollire, faccio la tisana, quando l'acqua brilla metto il rametto, lascio in infusione una ventina di minuti e cerco di farne anche in grande quantità, di modo che completo alla sera col pedilupi. Quindi tanti usi. E magari nell'insalata metto anche il fiore, in modo che il corpo assume in diverse maniere, la pianta l'assume in diverse maniere. Questo, Hildegard parlava proprio di questo, entrare nel corpo anche disegnando la pianta, ma sempre andando a raccoglierla e saperla riconoscere, saperla riconoscere. Cosa hai portato? Ho scelto il tiglio perché è una pianta che unisce la mente con il cuore. Sento che è una pianta tanto attuale. Hildegard era talmente innamorata di questa pianta che addirittura suggerisce di fare un anello con la corteccia del tiglio, ma anche una forma di panificazione sacra che di solito cerchiamo di abbinarla a tutte le movenze, a tutti i movimenti che aveva la panificazione nella Locride, proprio nella notte dei tempi. E la radice di tiglio viene grattugiata nell'acqua con cui viene impastato il pane, e quindi questa caratteristica di unire la mente al cuore ci porta ad avere quella presenza di documentarsi, ma anche lasciare che sia il cuore a scegliere. E questa cosa noi riusciamo a portarla nella tisana, ma anche dentro il pane, proprio dietro al suggerimento di Hildegard. Sei un lavoro di connessione, di riconnessione, secondo me, delle persone anche col mondo della flora. E che cose che noi oggi dovremmo riscoprire? Forse anche questa lentezza, questa cura di osservazione. Ma c'è un elemento che nel corso degli anni sono stati proprio i psicoterapeuti che me l'hanno fatto notare, il fatto che sapendo riconoscere quello che abbiamo davanti, non è importante che tutti diventiamo dei raccoglitori, non è assolutamente importante, ma imparare a riconoscere quello che abbiamo davanti, anche una semplice passeggiata, anche all'interno di una città, guardando i muri, l'occhio si abitua a vedere queste piantine che in città assolutamente ce ne sono un numero consistente perché nessuno pensa di mettere il diserbo. E questa è una cosa, noi tante volte ci dimentichiamo che nei muri o nei prati dei giardini all'interno delle città possiamo trovare per allenare l'occhio tante tante piante. E aiuta anche a vedere che c'è davanti e quindi è comunque una terapia. E poi un pellegrinaggio, un semplice cammino assume tutto un altro sapore che io lungo il cammino vedo come gli antenati, tutte le piante che servono per mangiare, eventualmente raccoglierle per poi nel punto d'arrivo e del ristoro fare una tisana, un pediluvio, ma anche per curarsi. Qual è il più grande insegnamento che hai tratto dalla storia di Hildegard? La gioia. Hildegard dice, ripete in tutti i suoi testi che noi possiamo mangiare anche il più perfetto cibo di guarigione. Possiamo pensare ad un cibo fatto di sole verdure, vegano, assolutamente ligio, ma se non siamo nella gioia, nessuna cura è efficace tanto quanto vivere la vita facendo ora per ora cose di cui siamo innamorati. Appuntamenti d'amore, uno dietro l'altro, fino ad arrivare come lei ha fatto, come lei ha messo in atto l'ultimo appuntamento d'amore. Sai qual è invece il più grande insegnamento che io ho preso da te? Quello di guardare l'universo come qualcosa a cui dare, anziché sempre chiedere. Mi è piaciuto questo tuo insegnamento, il fatto di dare perché poi comunque riceviamo l'abbondanza. Intanto teniamo conto che siamo nei giorni dell'equinozio, Sì.
e questo equilibrio e questa modalità di vita è un grandissimo allenamento di tanti e tanti anni in cui magari ho contemplato le quattro direzioni facendo le offerte per fare in modo che non vada persa la memoria del gesto delle persone che ci hanno preceduto, fino a che proprio portando l'insegnamento e cercando di portare la ricchezza in più persone possibili che incontro lungo il cammino, diventa meno impegnativa, più divertente, intanto il dono lo faccio a me, perché man mano approfondisco l'argomento. E tutto il tempo, che avrei dedicato a creare ricchezza nella mia vita, lascio che ci pensi l'universo, perché per una legge dell'equilibrio, sicuramente ci penserà. E lo farà molto meglio di come l'avrei fatto io, e in maniera in cui non sorge minimamente quell'attaccamento del rimanerci male quando qualcosa non accade. Se l'altro noi ci adoperiamo per far sbocciare i loro talenti e non lo metto in pratica, è la sua via. Grazie.